Chi fa a pezzi una persona, qualsiasi essa sia, uomo o donna, ragazzo o ragazza, bambino o bambina, secondo la mia opinione non merita la vita. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi. Oggi mi sono buttato in questo dolce e simpatico prato ricolmo di estetica con tanto di margherite alle mie spalle. Fa freddo, fa molto freddo, ma nonostante questo non mi blocco. Non freno me stesso, ma devo raccontarvi una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Sarà un video non troppo lungo, 5 o 6 minuti al massimo, ma sarà un video di opinione. Allora, tempo fa una ragazza del nord Italia, non vi dico nome e cognome, ma una ragazza, ripeto, del nord Italia, che aveva però, era in parte italiana, in parte di un'altra nazione dell'Europa, fu brutalmente trovata all'interno di 5 sacchi o 4 sacchi neri della spazzatura, fatta a pezzi, mutilata quindi, braccia, gambe, testa, tutto staccato dal corpo e ammucchiati in dei sacchi neri. Dei carabinieri li ritrovarono grazie al fatto che un uomo vide questi sacchi, ne prese uno. E da questo sacco uscì fuori una mano. Ci furono le indagini che furono avviate aperte, fu trovato il personaggio, che non vi dico se è uomo o donna o donna uomo, che avrebbe compiuto questa mattanza. C'è stato un processo penale, c'è stata la relativa condanna. Dapprima a circa 30 anni di reclusione in carcere, poi in appello al carcere a vita, cioè all'ergastolo. Va bene? A Macerata, nell'anno 2018, una giovane e meravigliosa ragazza, ripeto, sottolineo, una giovane e meravigliosa ragazza, il cui nome inizia con la lettera P, di 18 anni di età, fu brutalmente pugnalata al fegato, se non vado errato, fu fatta a pezzi, mutilata, asportati gli organi interni, buttata dentro alla candeggina. E fu scarnificata, eviscerata, fu lavata addirittura fin dentro la cervice uterina e buttata dentro a due trolley, cioè a due piccole valigie che questa ragazza portava con sé. La persona, il personaggio che avrebbe compiuto questa mattanza sarebbe stato già condannato all'ergastolo. E questo è quanto. Va bene? Ora, fin qui avete ascoltato in una maniera molto limpida, no? Dei fatti di cronaca gravi. A me entrambi mi hanno scioccato e turbato, va bene? Ora, prima di venire al dunque, vi informo che quello che adesso andrete ad ascoltare dalla mia bocca sarà la mia opinione. Ripeto, quello che adesso vi racconterò in questo video di oggi rappresenta a tutti gli effetti la mia semplice ed umile opinione. Allora, io, nel caso in cui una persona dovesse ammazzare un'altra, solo così per gioco, solo così perché magari quella persona non gli ha dato la precedenza, oppure la fa a pezzi per l'appunto, quindi compie una cosa del genere, io a quella persona io personalmente darei la morte. Cioè, tu hai ammazzato mio figlio, mia figlia, mio zio, mio cugino, mio nonno, mia nonna, mio fratello, mia sorella, no? Chiunque, no? Hai tolto la vita di una persona e tra l'altro l'hai fatto in una maniera terribile, quindi mutilandola, facendola a pezzi quella persona. Bene, per me quella persona che fa tutto questo non merita la vita e quindi io gli darei la morte. Cioè, gli darei la stessa sorte, merita la morte secondo la mia opinione. Attenzione, non però una morte semplice, una morte che non crea malessere e dolore, una morte che sia la stessa che quella persona ha causato a chi ha fatto morire, che può essere un parente, un cugino, una cugina, un amico, un'amica e via di seguito. Va bene? Tu ti macchi, cioè una persona si macchia,
di un reato gravissimo come l'omicidio, no? Ma lo fa non per motivi importanti, allora, se è legittima difesa no. Raga, se è per legittima difesa ci mancherebbe altro. Secondo me la legittima difesa è giusta e sacrosanta. Ma se parlassimo di ammazzare una persona così a buffo, no? Per gioco, ecco, sono geloso, quindi ammazzo una persona. Ma dov'è la libertà? Ragazzi, se io venissi lasciato da una ragazza o da una donna, io me ne farei una ragione. Non lo puoi sapere, caro Leandro, ma che ne sai? Non sei stato fidanzato, che caspita ne puoi sapere? Ma io perché so cosa si può fare e cosa non si può fare? Perché mi controllo. Non è che io dico, oddio, quella mi ha lasciato, mo quasi quasi gli vado a rompere il grugno, gli faccio un cu così, l'ammazzo. Ma di che, regà? Io non so così, non so il tipo che fa queste cose, ok, regà? Sono una persona, pane pane, vino al vino, che lascia vivere. Il mio motto è vivi e lascia vivere. Io vivo, ma lascio vivere gli altri. Non sto lì col fucile puntato, ah, vedi, non mi ha contattato, non mi ha scritto, non vuole avere a che fare con me. No, io lascio vivere le persone. E quando, non capiterà mai, rimarrò single, tranquilli. Ma se dovesse avere una ragazza o donna, quella ragazza o donna da me si dividerà, si separerà, io dirò, non ti preoccupare, amici come prima, rimaniamo in amicizia, non è successo niente. Oppure mi dice, guarda, neanche l'amicizia, voi vedete, caro Leandro, mi fai schifo, mi fai cacare. Dirò, libera, liberissima di fare ciò che vuoi, stai tranquilla, stai serena, non è successo niente. Non mi amareggio, non è che mi sciocco, oh, oddio, oddio, quella mi ha lasciato, ora mi ammazzo, ora la voglio ammazzare. No, 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 no. Il mio motto di vita è vivi e lascia vivere e crederci sempre, arrendersi mai. Punto e a capo. Bene, purtroppo molti uomini non si rassegnano, mi ha lasciato di qua e di là la mia ex fidanzata, mo la vado ad ammazzare. Se questi uomini facessero un passo indietro, no? E ragionassero bene, ma che sto facendo? Se ammazzo una persona, tanto non mi beccheranno mai. No, perché tanto la giustizia arriva. È lenta, ma arriva. Puoi fare quello che vuoi. Puoi nascondere tracce, puoi nascondere di qua, puoi nascondere di là, puoi nascondere il telefono. Ma tanto la giustizia prima o poi arriva, ti prende, ti becca. Quindi che serve tutto questo? Ad un accidente di niente. Punto e capo. Bene, perdonami, sono stato lungo. Ho preso più di 7 minuti, ma quello che vi devo dire lo devo dire perché mi stava molto a cuore. Iscrivetevi, mi raccomando. Tutto quello che avete ascoltato in questo video è la mia opinione. Ripeto, tutto quello che avete ascoltato in questo video di oggi è la mia opinione. Iscrivetevi, commentate, una buona giornata da conoscitore italiano.